Ciao ragazzuoli, bentornati sempre qui al CAP, bentornati sempre qui sul canale. Oggi vi voglio carichi perché alle 21.30 saremo in live. Perché? Perché c'è una nuova season, no? C'è una nuova season, ci sono parecchie novità e vi consiglio caldamente anche di iscrivervi al canale perché si prospetta una season calda, posso dire. Invece oggi concludiamo al meglio questa season con il buon, vecchio, caro e intramontabile Shinout. Andiamo a licciare più carte possibile dell'avversario, andiamo a distruggere gli avversari licciandoli. Ovviamente la lista è sempre la stessa, raga. È intramontabile questa lista, anche perché esistono anche delle variazioni, no? C'è chi utilizza Gaiera, c'è chi utilizza anche Scar, però io sono fedele a questa e non si discute. Ora, intanto subito Nebula. Mi ce la dimostri? Pulito. Misti. No? Ci abbiamo anche Ciclope da poter usufruire, sai? Ravonna. Può essere un tribunale sto ragazzo, subito. È Strange Academy. Praticamente, però ci abbiamo Magic, sai? Ci abbiamo Magic. Io intanto Ciclope lo setterei. No? Bello il Lich comunque, eh? Molto bello il Lich. E mo? E mo Magic. Lo giochiamo qui su Strange Academy. Qui su Jotunheim possiamo fare parecchie cose. Il problema qual è? Il problema è che spero che lui mi peschi, cioè che il mazzo peschi Infinauta, così che lo possiamo giocare senza skippare i turni. Capito? Testa, tutto testa. Wong. Cazzo. Beh, lì c'è adesso, no? Saspot. Lì c'è adesso. Per forza. Per forza di cose. E che cos'è questo? Un Mr. Negative con Wong. Che c'ha Black Panther a giocare. No? E poi fa Zola. Il problema è io come lo vinco. Al centro non lo posso mai vincere se fa Black Panther. Invece se fa White Tiger in qualche modo ce la possiamo gestire in maniera molto diversa, no? Cioè, io spero che adesso non mi faccia pescare l'alto evoluzionario. Cioè, nel senso, guarda, c'ho tutte e tre le carte qui. Shulk Hulk è in Infinauta. E lui abbandona. Victory. Vabbè, era palese che gli avessi fatto il Lich. Se lo aspettavo, va bene. Dici il primo. L'abbiamo già spaventato con il Lich, no? Ma guarda quanto è rude. È pimpante questa variante del Lich. Spaventa veramente tutti gli avversari che incontra. Allora, qual è il counter del mazzo del Lich in alto? Ovviamente è Mobius. Mobius ovviamente può essere veramente un bel counter. Perché? Perché non possiamo usufruire della Shulk. Sono 10 punti che noi non possiamo usufruire. Bello. Bello un cazzo, posso dire, perché Bardi Luke non ci può interessare, sperando di beccare la Magic. E io intanto vi chiedo, ma secondo voi questa season qual è stata la carta che più vi ha rotto il cazzo? Rispondo prima io, Lockjaw. Cioè senza giri di parole. Ovviamente Lockjaw è stata la carta che più mi ha rotto il cazzo per tutta la season. Per tutta la season, eh. Ma guarda questo. Frate, mi hai rotto il cazzo tu adesso. Io adesso odio lo spider porco. Insomma, che facciamo qui? Bella Magic. Giocala subito. E togli sto cazzo di Bardi Luke. Ma guarda tu. E che mazzo vuoi? Vabbè, c'è Dark Oak. Come che mazzo può essere? Gorg e Spider Emma. C'è Dark Oak. Spero non abbia anche tipo il Junk. Però è una cosa buona che gli abbiamo subito giocato tutte le carte a destra. Quindi possiamo benissimo chiuderci. Ancora. Quella è ancora Gorg, guardalo. Quella è ancora Gorg. Oh, mi ha messo tre rocce nel mazzo sto co... È diventato Rock Slide. Ha fatto l'upgrade, capito? E lei è limbo, perfetto. Ora. Ma sai che io quasi quasi te la faccio una roba del genere. Quasi quasi te la faccio. Gioco anche Shock per qui. Sì. Cioè, io qui vorrei settare il Ciclope se è consentito comunque. E tra l'altro sto ragazzo c'ha l'avatar Argem di Storm. Guarda quanto è figa pure con avatar. E vabbè, altra roccia. Perfetto. Ho capito. Mi fa piacere questa cosa, sai? vabbè, è normale che poi la peschi, cioè. Più che normale sta roba. E Piggy.
più ormai la utilizzi. Ma magari. Magari qui. Magari. Vediamo. Psylocke End. Ma che vuol dire? C'è un altro Spider-Man a disposizione. Vabbè, mi becca l'altro Eowyn. Non mi interessa più di tanto. Bella Hulk. Bella Hulk. A sto punto skippo. A sto punto skippo. Altrimenti Hulk qui e vediamo come chiuderla dopo. Magari, che so, metti che mi dà Ciclope. Si può fare, sai, si può fare. Si può pensare di fare anche così. Spero non mi dia il liccio infinito a sto punto. Ah. Ok. E vabbè, frate, scusami, insomma, uno e due, e porco dio. Mettimi altre due rocce del mazzo e veramente vado e me la scambio a Meggiugorje. Capito? Gioca Nebula intanto. Cioè, con un Korg, con un singolo Korg, lui mi ha buttato delle rocce nel mazzo, guarda, con quel maledetto di Bartiluk. E niente. Beh, cioè, era anche giusto che prendesse almeno due rocce, capito? Me ne ha messe cinque. Cazzo. Oh, Nebula, perfetto. Che mazzo c'hai? Che mazzo può avere? O c'è un mazzo identico al mio? Il che è molto probabile questa roba. Bello Sasspot però. Bello Sasspot. Fammi giocare Sasspot qui sul mondo di Mojo. Anche se mi piace giocarli entrambi nella stessa location, sia Nebula e Sasspot, sai? Ok, va bene. E mo? E mo Nexus. E mo Nexus. Anche se fuori tutto è magnifico. Ciclope. Dio. Oppure skippiamo. Skippiamo. Medusa. Va bene. Va bene così. Che mi metti lì? Ok. Ma che è sta roba? Allora, tu intanto che fai? Tu intanto giochi la Shulk qui. No? Giochi la Shulk qui. E giochi anche sta roba? No, sta roba magari la giochi dopo. O magari la giochi adesso. No, gioca adesso, gioca adesso, gioca adesso. Gioca adesso. Jessica Jones, frate, Shulk. Con calma. Ora, che ci abbiamo da fare? Ci abbiamo da fare Armor, ci abbiamo da fare Ciclope. E poi lo concludi con Hulk, per forza. No? Penso che ce l'abbia Shang in qualche maniera nel mazzo, no? Ok. Va bene. L'ha usato adesso. E che mi fa, Doctor Doom? Mi fa Doctor Doom cosa? O Lyot, Lyot non me lo può fare sul Nexus. E come li fa a 16 punti lui? 15, perdonamo. E noi non vinciamo al centro, ma vinciamo a sinistra, così facendo. Equo, molto equo. Molto equo. Esatto. Bello, molto bella questa cosa. Molto bella questa cosa. Il Nexus con Shinout è veramente. Oh, è veramente mostruoso come punteggio. È veramente mostruoso. Ora, visto che prima vi ho chiesto la carta che più vi ha rotto il cazzo, io vi chiedo adesso la carta che più avete amato. All'interno di questa season 484? Bro? Bro? Me lo vuoi rompere, dici? Skip.
skip. Intanto si buffa Hulk. E ogni volta c'è questo dilemma, che è ovviamente il turno 1 che fai, che devi giocare. Giochi la Realdi per forza. Mindscape, perfetto. Disastro. Disastro. Bella l'isola Muir. Misty. E quasi quasi metterei anche tipo Armor Ciclope sull'isola. Okoye. Perché Okoye? Perché sono qui a farmi domande? Cioè, nel senso, si vede che gli piace giocare Okoye, no? Che domande faccio? Che domande faccio? Gioco Armor. Va bene. Ok, dice anche la power, va bene. L'importante è che non gli dai tipo la time, la mind, tutte queste robe qui non gliele dai. Guarda quanto è bello Stalk. Ciclope. Peccato che non posso fare nebula. Ma sono stupido. Fai nebula qui intanto. Ma adesso che gioco io? Adesso io che gioco? Non so che gioca. Gioca questo, che so. E vabbè. Vabbè, ha vinto. Per forza, gli sto dando tutto. Gli sto dando tutto. Tutto gli sto dando. E lui qui vince. Che lui qui vince per forza. Lui vince per forza qui. Cioè, anche se io facessi Magneto, non cambierebbe nulla perché c'è Infinauta con Leech. No, Infinauta lo può fare. Può fare Hulk. Può fare Hulk. Come faccio a vincere due location? Ma guarda tu che Nebula è forza 3. E basta. Io vado a 5 e non vinco. C'è una cosa che posso fare è questa, veramente? Veramente? Lui gioca lì. Sì. Cioè, il mio armor ha condizionato la partita. Ormai abbiamo appurato che le location fanno parte della vittoria di qualsiasi player. Se succede location a favore è tutta un'altra storia. Se succede a sfavore, insomma, cambia totalmente tutto. Giusto? Vieni a vedere. La Fenice. Io tu la Fenice e Magic a questo punto. Ok. Perché sta roba? Cioè lui vuole distruggere tutte e due e basta? Ciclope qui, ma anche Nebula sarebbe il top, sai? Anche Nebula sarebbe buona. Magari fai così. Ok. Tipo così, una roba del genere. Ok. Ma ce l'avrà Killmonger sto ragazzo? Ma sai che forse no? Fai Ciclope Misty? Ma che fa? Ma che sta combinando? Vabbè, lì ci potevi darmelo anche prima, sai. E She-Hulk Hulk.
Magari la Shulk la giochi proprio giusto giusto qui. Pulita. E non skippiamo. Vabbè, sarà la Fenice questa, sì. E frate, ma mezzo che tu sei andato un pochino tardi. Ma mezzo proprio. Ma? Mezzo che è arrivato un pochino tardi. Hulk qui. Snap, voglio vedere come vince. Cioè, nel senso, a destra siamo messi bene. Cioè abbiamo un ciclope misti. Al centro si prende due punti Nebula se non gioca. E Hulk in mezzo. E sì, vabbè, Hulk in mezzo. Hulk a sinistra per forza. Cioè, nel senso, che può giocare lui? Qualsiasi cosa o niente può giocare perché c'ho 6 carte in mano disponibili. Può farmi anche mezzo predict con Hulk. Io dico, se c'è Shang può farmi anche mezzo predict. Ha ragione. Forse sarebbe stato meglio che gli avesse preso coso. Human Torch. Godo. Godo. Però ci ha provato, dai, ci ha provato, ci ha provato, ci ha provato il bro, ci ha provato GG. Se gli fosse entrata la combo con Hulk Buster e Multiple Man mi avrebbe vinto forse, sai? Avrebbe vinto. Vabbè, riassunto dei game, non abbiamo licciato neanche mezzo cristiano, posso dire. Cioè, una cosa assurda. Comunque, vi aspetto stasera in live, raga.